Ciao a tutti, sono Fit Greta e oggi insieme faremo una sessione di stretching e allungamento muscolare, nella quale andremo a prendere i principali gruppi muscolari del nostro corpo e andremo a lavorare sul loro allungamento. Quindi preparate il tappetino e iniziamo. Ci posizioniamo sul tappetino con le gambe leggermente separate, le braccia morbide lungo i fianchi. E iniziamo con delle circonduzioni del capo, iniziando a sciogliere tutto il tratto cervicale, quindi le prime vertebre, le vertebre cervicali e i muscoli del collo. Manteniamo le spalle ferme e ruotiamo la testa con un movimento fluido, morbido e cambiamo senso. Spalle belle abbassate e facciamo ancora qualche circonduzione. Attenzione alla respirazione, bene insieme al movimento. E ancora l'ultimo. E teniamo le spalle ferme al centro e la testa al centro. Andiamo con le circonduzioni delle spalle, belle grandi, 1. Le spalle arrivano alle orecchie, 2. E 3. 4. 5, cambiamo senso e 5. 4. 3. 2, 1 e spalle morbide. Ci mettiamo da un lato del tappetino, schiena bella dritta, iniziamo ad allungare i muscoli dorsali, ma anche quelli degli arti inferiori. Spalle basse, schiena dritta. Inspiriamo da qua. Ed espirando scende il mento e srotoliamo le prime vertebre, mantenendo il collo morbido e le spalle rilassate. E adesso scendiamo. E scendiamo anche con le vertebre toraciche, quindi più in basso. Adesso scendiamo fino ad arrivare al pavimento. Se le gambe tirano, le possiamo leggermente flettere, mani a terra, collo ancora rilassato e inspirando si sale, si sale, si sale, si sale. E siamo in piedi, schiena dritta, spalle basse, mento alto. Ed espirando si scende col mento, con le spalle. Morbide le braccia, morbida la schiena, gambe piegate e inspirando si sale, si sale, si sale. E ultima ripetizione, ancora si scende, pensiamo di staccare una vertebra dall'altra e quindi di creare una sorta di spazio tra le vertebre, tutto molle e morbido. E adesso ritornando in su cerchiamo di riattaccare una vertebra sull'altra, partendo da quelle sacrali. Lombari, toraciche e cervicali e si alza il mento. Adesso ultima discesa e rimaniamo giù. Srotoliamo piano la schiena e appoggiamo le mani a terra. Pieghiamo le gambe, facciamo due passi con le mani avanti, pieghiamo le gambe, appoggiamo le ginocchia. Siamo in gattino, quadrupedia, inspirando solleviamo la schiena, i glutei vengono verso il basso e il mento va allo esterno. Ed espirando la pancia scende, i glutei salgono e il mento si solleva un pochino, senza esagerare. Inspirando andiamo in gobba. Ed espirando si apre, attenzione che le scapole si chiudono. E in, tiro, tiro, tiro. Ed es. Ancora inspirando si sale, si sale, si sale. Ed espirando, apriamo il petto sui glutei un pochino più alto il mento. Ultima ripetizione, in. Ed espirando si schiaccia la pancia a terra, ma adesso siamo in neutro. Da qua portiamo in mezzo alle mani un piede, portiamo le mani sul ginocchio e adesso il bacino scende lentamente e andiamo ad allungare tutta la parte anteriore della coscia posta dietro. E quindi andremo a tirare lo psoas e il quadricipite. Le spalle sono lontane dalle orecchie e il mento è ben sollevato. La schiena cerca di essere dritta e il bacino spinge bene verso terra. Potete anche appoggiare le mani, soltanto nel caso in cui la schiena rimanga bene eretta. Se vogliamo intensificare un pochino di più questo allungamento del quadricipite, si può piegare la gamba dietro. Oppure si può anche prendere il piede dietro per tirare ancora di più. Altrimenti si rimane nella posizione che ho detto prima all'inizio, quindi la prima posizione col piede a terra e le mani sul ginocchio.
Rimaniamo bene in posizione qua, ancora qualche secondo. E adesso molliamo la gamba dietro, solleviamo il busto e il bacino. Si allunga la gamba davanti e il piede va a martello. Da qua la gamba deve essere il più allungata possibile. Se già così tirano i femorali, si rimane così. Altrimenti si slittano i glutei indietro, si appoggiano le mani e si cammina in avanti il più possibile. Il collo è morbido, le spalle morbide. Dobbiamo sentire allungare il polpaccio, i femorali, gluteo e tutto il dorso fino alla zona cervicale. Tutto rilassato, soltanto i muscoli che si allungano devono sentire l'allungamento, gli altri sono morbidi e rilassati. Si respira sempre profondamente. Sentiamo ogni volta che espiriamo, sentiamo che si allunga un pochino di più il muscolo. E adesso ritorniamo piano con il busto, appoggiamo il ginocchio e facciamo l'altro affondo. Piede davanti, mani sul ginocchio e lentamente i glutei scivolano verso terra. Schiena dritta e spalle basse. Sentiamo anche qua allungare tutta la parte anteriore della coscia. Se vogliamo intensificare un pochino di più, ricorda che si può piegare e si può anche prendere, altrimenti si rimane in posizione. Sempre le respirazioni sono profonde, controllate. Ogni volta che si espira sentiamo i muscoli che si allungano di un millimetro in più. E adesso molliamo la gamba dietro e allunghiamo quella davanti. Il piede va a martello, gamba ben allungata, si può rimanere in questa posizione oppure andare indietro un pochino con i glutei, scendere con le mani oppure ancora allungarsi al massimo con il busto avanti e rilassare bene collo, spalle e schiena. Si respira profondamente ed espirando sentiamo che si allungano i muscoli. Molto bene. E adesso appoggiamo entrambe le ginocchia a terra e teniamo i piedi chiusi. Le ginocchia separate, ci sediamo sui talloni e portiamo entrambe le braccia avanti. Appoggiamo la fronte e i glutei sui talloni sentendo l'allungamento che parte dai glutei e arriva fino alla punta delle dita delle mani. E adesso appoggiamo una guancia e portiamo le braccia lungo i fianchi lasciando cadere le spalle a terra, in questo modo. Respiriamo profondamente, ci rilassiamo. E adesso lentamente srotoliamo piano la schiena. Ci solleviamo e portiamo le braccia al soffitto e ci stiracchiamo bene verso l'alto. E adesso portiamo le mani davanti al petto e facciamo una super gobba in avanti. Quindi la pancia in dentro, le braccia sono in avanti e i glutei in sotto. E adesso la schiena è dritta. Mani dietro la schiena, le braccia salgono e solo il mento scende. E allunghiamo tutto il tratto cervicale e allunghiamo anche i muscoli delle spalle, i deltoidi. Sciogliere le braccia e solleviamo il mento. Mano destra, ginocchio sinistro, braccio sinistro dietro e andiamo a guardare la mano sinistra. Andiamo in torsione, sentiamo bene il petto che si apre, le scapole che si chiudono. E facciamo il cambio. Guardiamo sempre la mano dietro. Respiriamo profondamente. E adesso ritorniamo e sciogliamo al centro. Allunghiamo le gambe davanti. Ci sdraiamo con le gambe tese, le braccia tese oltre le orecchie. Ci stiracchiamo bene. Respiriamo profondamente e adesso portiamo una gamba al petto, mani sul ginocchio, rilassiamo bene tutta la zona lombare. Se volete, per rilassare ancora di più la zona lombare, potete piegare anche la gamba sotto, altrimenti la lasciate tesa e allungata.
Da qua mettiamo il piede a martello, le mani sul polpaccio e andiamo ad allungare la gamba il più possibile. Non è importante che sia iperestesa, va benissimo anche leggermente flessa. L'importante è che si senta l'allungamento della parte posteriore della coscia. Sempre inspirando siamo fermi ed espirando cerchiamo di allungare al massimo. In, fermi ed esse allungo sempre di più. E ancora in. E adesso pieghiamo la gamba, mano posta sul ginocchio e braccio fuori opposto. Andiamo ad incrociare e ruotiamo, anzi andiamo in torsione, portando la gamba, il ginocchio verso il pavimento e il mento dalla parte opposta. Manteniamo le spalle entrambe a terra per sentire tutto l'allungamento dei muscoli spinali, quindi tutto il dorso che si tira. Anche qua, ogni volta che si espira, si allungano un pochino di più i muscoli. Ritorniamo al centro. Flettiamo anche la gamba sotto e appoggiamo la caviglia sul ginocchio sotto. Tutte e due le mani sulla coscia o sulla tibia e tiriamo le gambe al petto. Questo per allungare tutta la parte della regione glutea. Quindi i glutei si allungano anche qua, inspirando siamo fermi ed espirando cerchiamo di intensificare questo allungamento muscolare. E adesso sciogliamo le gambe, manteniamo l'altra gamba al petto. La gamba sotto può essere leggermente flessa oppure allungata. E rilassiamo la zona lombare anche di qui, da questo lato. Piede a martello, mani sul polpaccio e cerchiamo di allungare la gamba sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ed espirando tiriamo un po' più al petto o allunghiamo un po' più verso il soffitto. E adesso pieghiamo la gamba, mano posta sul ginocchio, l'altro braccio in fuori e andiamo in torsione. Se sentite qua scricchiolare qualche vertebra, non vi preoccupate, è tutto normale. Mantenete bene le spalle a terra, la testa dalla parte opposta della gamba piegata. Sentiamo tutto il dorso che si allunga. Ritorniamo piano al centro, caviglia sul ginocchio e tiriamo bene la coscia o la tibia verso il petto. Spalle morbide e sentiamo l'altro gluteo che si allunga. Molto bene, allunghiamo al massimo ancora per qualche secondo. Tiriamo bene. E adesso portiamo entrambe le cosce al petto, i piedi chiusi, le ginocchia separate. Rilassiamo la schiena e allunghiamo tutta la parte della zona dorsale. E adesso allunghiamo le gambe a terra, divaricate come le anche i piedi a martello, le braccia vanno oltre le orecchie. Inspiriamo da qua ed espirando ci solleviamo. E andiamo in massima flessione, quindi le mani devono cercare di andare oltre i piedi. E allungo, allungo, allungo. E inspirando srotoliamo piano la schiena, riattaccando una vertebra dopo l'altra e ci risdraiamo. Ed espirando stacchiamo una vertebra dopo l'altra. Sale il mento, le spalle, il torace, la zona lombare e massima flessione. Inspirando srotoliamo piano 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 e morbidi a terra. E ancora vai S, allungo 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 allungo. Inspirando si scende, ultimo andiamo, massima flessione avanti e adesso appoggiamo anche le mani a terra. Se volete potete piegare leggermente le gambe per intensificare l'allungamento della zona lombare. Rilassate bene il collo
E adesso lentamente srotoliamo piano la schiena, ci solleviamo e abbiamo terminato questa sessione di stretching e allungamento muscolare. Spero che vi sia piaciuta. Se fosse così, vi ricordo di mettere un like, di lasciare un commento, di condividere questo allenamento con amici, amiche o parenti. E se vi va, iscrivetevi al canale. Ci vediamo sempre qui per il prossimo allenamento. Ciao!